Bentornati nella mia libreria. Oggi siamo qui per parlare di un altro romanzo di Anna Premoli, come vi avevo promesso. Perché io ho letto finora Ti prego lasciami odiare e questo qui che mi è piaciuto anche molto. Il libro in questione di oggi è Come inciampare nel principe azzurro. Questo è carinissimo perché si parla di una ragazza che, al contrario di Ti prego lasciami odiare, che era attaccatissima al lavoro, in questo caso lavora solo per la facciata, perché in realtà lei vorrebbe stare a casa con gli snack in mano a guardare la TV e a non fare niente. Però per forza di cose si ritrova a lavorare per una grande azienda. Lei sogna di andare a New York, però neanche ci aspira più di tanto, nel senso che si è segnata per andare fuori perché vorrebbe trasferirsi a New York, ma tutto sommato è molto comoda di vita, quindi le va bene già quello che fa e lei pesa pure troppo. Però c'è un però: nonostante lei non abbia dato il consenso di andare oltre New York, il suo capo le dà un ultimatum. O vai in Corea con il tuo superiore Mark, un ragazzo di origini coreane appunto, e sarà ovviamente il capo di Madison in questo caso, oppure sei licenziata. Madison per forza di cose deve cogliere questa palla al balzo, è obbligatissima a farlo e quindi si trasferisce in Corea, ma per lei è un incubo. Non le piace il cibo coreano, non le piace all'inizio lo stile di vita coreano, che non è come il nostro, come comunque quello europeo, e come comunque lo è nel resto del mondo, perché la cultura coreana è molto chiusa, non ci sono gli appuntamenti in amicizia come lo abbiamo noi, che magari ci ritroviamo a chiacchierare davanti un ristorante, un bar, davanti a un caffè, ecco. In Asia ci sta l'usanza che tu esci e vai a bere, e magari se ti ubriachi fai anche bene, perché loro escono proprio per ubriacarsi, perché quella è la serata per gli asiatici, mentre invece nel resto del mondo è un po' diverso, quindi Madison non riesce subito ad abituarsi alla cultura, però scopre lati di Mark che comunque non conosceva. Scopre che Mark soprattutto ha una famiglia molto tradizionalista che vorrebbe che lui si prendesse una ragazza coreana, e gli combina anche vari incontri con varie donne per tentarlo a sposarsi, ma lui cerca di rifiutarle tutte e userà anche Madison come scusa. E qui iniziano i guai, vi dico solo questo. A me è piaciuto, è una cosa leggerissima come l'altro, però sono romanzi davvero simpatici che vi fanno passare una giornata, una settimana, insomma il tempo che impiegate a leggerli, col sorriso, con simpatia, e vi fanno venire la voglia di andare avanti perché volete sapere che cosa combina questa Madison pazzarella. Mi ricorda un po' Sex and the City, per capirci, non magari sarà Jessica Parker che è un po' quella antipatica, però diciamo mi ricorda un po' lo stile di mi metto nei guai da sola e non so come uscirne, e poi è sempre più simpatico. Io ve lo straconsiglio, poi fatemi sapere se vi piace, se come me amate la Premoli, è bellissimo. Vi ricordo che se volete seguirmi trovate tutto sotto nell'info box, o se chiami Gurumi, Il Grimorio di Autumn e la libreria di Gemma. Seguitemi anche sugli altri social dove metto più cose e pubblico praticamente ogni giorno. Noi ci vediamo per il prossimo video e per la prossima recensione sempre qui nella mia libreria. Grazie per essere stati con me. Ciao ragazzi!